Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 25 aprile. Vediamo subito una specie di storia all'incontrario. E ve la spiego subito. Oggi 25 aprile, normalmente cosa succede nel 25 aprile di tutti quanti gli anni? Ci sono i giornali di destra che se la prendono con le piazze di sinistra, che non vogliono, non so, la brigata ebraica, che non vogliono, che urlano e che fischiano ai governatori e ai sindaci di centrodestra che stanno in piazza a parlare del 25 aprile. Oggi sono 75 anni della liberazione, poi ci sono i giornali di destra che dicono siamo stati liberati grazie agli americani più che ai partigiani, i partigiani che dicono la destra, insomma la sapete benissimo il balletto di tutti quanti 25 aprile. Questo 25 aprile obiettivamente perché i partigiani in piazza più o meno non ci possono andare, anzi possono andarci più loro di quanto ci possono andare i fedeli in chiesa, ognuno c'ha la sua religione, ma il punto fondamentale è che il virus e le riaperture sono il tema più importante, che perché ci siamo discutendo da tante settimane di come poter uscire da questa grande, come possiamo dire, pandemia e soprattutto come ci possiamo liberare degli arresti domiciliari ai quali siamo costretti oggi. Tutta questa pippardella iniziale per dire che tutti i giornali, sia quelli borghesi, sia quelli, diciamo, di opposizione ai giornaloni, oggi parlano della ripresa, tranne due giornali, toc toc! Quali sono i due giornali che hanno il 25 aprile qua, per cui il tema dei temi oggi è il 25 aprile? Ve lo dico subito, il Manifesto. E ci sta, lì legge un pezzo della Castellina, che è una vecchia signora del comunismo italiano, che voglio dire ha fatto di questo la sua battaglia esistenziale, e quindi il suo pezzullo sul 25 aprile se lo aspetta di scrivere da tutto l'anno, quindi passa 363 giorni per poter scrivere del 25 aprile. Non possiamo togliere il 25 aprile, anche se il 25 aprile c'è il virus e la pandemia, e quindi è evidente che il Manifesto titola sul 25 aprile. Ma il secondo giornale qual è? Ve lo dico io. Il giornale dei preti, il giornale dei sacerdoti, anzi, tutto sbagliato, il giornale di alcuni vescovi, perché questo è diventato l'Avvenire. Imbarazzante. Quando io vi dico che l'Avvenire è il Manifesto, quante volte l'avete sentito dire in questa zuppa di porro? Manifesto e Avvenire sono quello che ti fanno capire che cosa fanno i cattocomunisti, che sono ormai la stessa cosa, perché i comunisti e i cattolici si sono uniti in una specie di impasto che neanche il nostro peggior incubo avrebbe potuto pensare. Beh, i cattocomunisti sono quella roba lì. E l'Avvenire lo fa, secondo me, anche con minore, come possiamo dire, credibilità di quanto lo faccia il Manifesto, che è, diciamo, nel suo DNA parlare di comunismo. Bene, il 25 aprile è ovviamente il grande tema di apertura dell'Avvenire, non i poveri, non le chiese che non funzionano, non le riaperture, non la Caritas, non quella. Il 25 aprile è l'apertura del giornale dei vescovi, che voi ancora comprate, perché c'è gente che ancora evidentemente se lo compra questo giornale. E tra l'altro, 25 aprile, il titolo è 25 aprile, resistere, 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 e c'è un fondo imbarazzante di un direttore senza prove come è Tarquinio, che non riesco a capire come sia diventato direttore di un quotidiano. Il brodino di Tarquinio di oggi è imbarazzante, io vi consiglierei di leggerlo, perché è uno di quei brodini sul 25 aprile che non ha né capo né coda. Pensa di aver fatto un grande titolo su resistere, 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 che era la vecchia frase di Borrelli del 2002 contro la separazione delle carriere e la riforma della magistratura di Castelli, in cui io ve lo leggo perché ve lo voglio leggere il pezzo di Tarquinio di oggi, il brodino di Tarquinio. Abbiamo perso anche le case politiche aperte. Le case politiche aperte da quelli che avevano lottato per noi e non per un destino cinico e baro, ma per la triste dilapidazione di un patrimonio ideale e morale. Tarquinio, ma come scrivi? Ma cosa vuol dire? Ma io non rileggo alcune volte i pezzi, scrivo delle minchiate pazzesche, ma quelle che scrive Barchini, cioè, ma non mi vengono neanche istintive. Abbiamo perso anche le case politiche aperte da quelli che avevano lottato per noi e non per un destino cinico e baro, ma per la triste dilapidazione di un patrimonio ideale e morale. Ma Tarquinio, ma è imbarazzante, ma non è, ma neanche l'omelia di un prete di quei, avete presente Gassman che andava dal prete di periferia in cui c'erano Annamo, Dimo, Famo, ma è una roba pazzesca, pazzesca come scrive, mi metto le mani nei capelli. Tra l'altro, se vogliamo proprio dirlo, se vogliamo proprio capire che la dilapidazione di queste case aperte, cioè PC e DC,
e Partito Socialista, diciamo queste tre grandi case aperte, ci metto anche i miei piccoli liberali, diciamo dopo il 92, non è avvenuto per un destino cinico e baro e neanche perché abbiamo dilapidato un patrimonio ideale e morale, ma proprio per quel resistere che tu con questa favolosa intuizione scrivi nella prima pagina di Avvenire, cioè per i magistrati del Pool di Milano, bene o male che sia, c'è un motivo molto semplice per cui sono finite le prime i partiti delle prime repubbliche. Beh, insomma, la trovo fantastica questa cosa di Tarquinio. Il brodino di Tarquinio, sì, alcuni di voi mi dicono ci fidiamo, risparmio, ce lo andiamo sui giornali, diciamo, seri, cioè quelli che cercano di capire quello che sta succedendo nei mostri. Brava, lì, Rita, erano i nuovi mostri. Allora, Tarquinio sembra, capito, quel Gasman che va lì nella parrocchia di periferia e fa quel suo discorso alto che non capisce nessuno. Bene. Il Corriere della Sera dice che dobbiamo allentare. Com'è? Non è in gran forma, è nell'audio. Ora non mi sentite bene con l'audio. Anche ieri mi hanno detto che l'audio non è buono, ma qua mi sembra che il mio microfono funziona come sempre. È stato... Boh, non so, fatemi sapere se adesso non funziona. Le aziende... ridurranno i divieti, secondo il Corriere della Sera, secondo il giornale si riparterà così, però insomma si riparte così, anche è un po' ottimistica anche il titolo del giornale, perché bene non abbiamo capito come si partirà, non da questo lunedì, da quello dopo, si riesce a capire che forse non c'è l'autocertificazione e vai avanti, Alex mi dice audio pessimo, anche voi me lo confermate, poi... l'altra questione che sta avvenendo è ovviamente come affrontare la questione dei trasporti pubblici, dei bar e delle... Adesso proviamo a vedere se così vi sembra meglio. Adesso ho tolto il microfono e lo faccio con l'audio diretto dell'iPad. Quindi se non va bene così non c'è proprio più soluzione. Il Veneto in tutto questo sembra di capire che voglia invece fare da solo e che voglia fare un po' prima degli altri. Quindi il governatore Zaia ha cercato di aprire l'apribile, ha ridotto da 200 a 100 le distanze di sicurezza, ma quello che è evidente non può fare nulla contro legge. Ci sarà una rivoluzione dei trasporti pubblici, questo lo dicono tutti quanti, ma la cosa più straordinaria è come si sta atteggiando il comune di Milano, cioè Sala, quello che sta decidendo. Allora, la genialata di Sala, sapete qual è stata? Adesso io vorrei che voi ve la fissate molto bene in testa, di agevolare pattini elettrici, monopattini elettrici e biciclette, e di allargare i marciapiedi in maniera tale che le macchine non possano passare, oltre che non possano partire. Allora, se non è cambiato niente, ragazzi, sull'audio la cosa è molto evidente. L'audio non dipende da me e non dipende dal mio microfono, ve lo dico con grandissima franchezza, ma l'audio dipende dalla compressione che fa Facebook nel portare sopra in upload il mio audio, anche perché su Instagram non mi sembra che ci siano problemi. Quindi chiedo a tutti quanti i miei amici poi dopo di vederselo sul sito, che vedrete che l'audio sarà molto migliorato. E insomma, la rivoluzione dei trasporti pubblici, se l'idea la rivoluzione dei trasporti pubblici è che non si può più andare nei trasporti pubblici e bisogna andare tutti quanti a piedi, a parte una cosa che ti fa pensare a questa grande idea geniale del sindaco Sala, cioè ritorniamo indietro di 50 anni, cioè il problema non è andare a piedi, perché quello ci arrivavamo anche da soli ad andare a piedi se non si può andare in auto, magari metterci nelle condizioni di andare in auto un po' meglio sarebbe stato niente male, ma siccome l'audio è brutta, cattiva e antipatica e inquinante, teniamoci questa nuova rivoluzione della decrescita felici in cui andremo tutti a piedi. E voglio chiedere a Sala e agli amici di Sala cosa facciamo se non abitiamo nel centro di Milano, e quindi venire a piedi tipo maratoneti, magari non a 20 anni nel centro della città, voglio capire bene come si faccia, ma comunque insomma questi sono problemi che hanno le periferie, chi se ne frega di questi problemi, ovviamente. E riguardo alla riaperture c'è poco o niente di altro, insomma tutti quanti i giornali la sparano grossa perché cercano disperatamente di capire come riaprire dal 4 maggio. Ma in funzione di questo ci sono alcuni virologi che dicono che questo virus è destinato a morire come quello della SARS autonomamente. I virus muoiono, è una cosa che alcuni, anch'io, non capisco come sia possibile. Quello della SARS e quello della MERS sono morti e potrebbe morire anche questo virus. Ma noi ci stiamo già fasciando la testa come se questo virus farà la fase 2, ucciderà altre migliaia di persone, eccetera. Chi non la pensa come il pensiero unico, ma non è unico affatto, dei virologi, deve essere lasciato a casa. È incredibile che il Foglio si prenda la briga di attaccare Giletti perché ha invitato
il virologo Tarro. E oggi cosa dice? Il virologo Tarro è un virologo che, oltre ad essere stato allievo di Sabin, che non è l'ultimo degli scemi, un po' come Montagnier, l'altro Nobel che viene considerato una specie come Tarro di... non si può sentire perché sono due cazzoni, cioè possiamo sentire Burioni, possiamo sentire Galli, possiamo sentire Lopalco, quello che ha augurato di quello che fece il tweet su Johnson, il virus, la fortuna è cieca ma il virus ci vede molto bene quando Johnson si prese la malattia per cui rischiava di morire, e questo scrive il virologo Lopalco. E che cosa succede? Che l'associazione dei virologi nazionale, il Foglio, se la prendono con Giletti perché ha invitato Tarro. Questo sapete come si chiama? Censura di merda, come sono quelli che la subiscono e che la raccontano sui loro giornali. Caro Foglio, mi fa orrore, ma che un giornale liberale possa prendere un'associazione di virologi e contestare un giornalista perché invita Tarro. Io sapete che cosa voglio chiedere? Perché l'associazione dei virologi non ha detto a Lopalco, un suo associato, immagino, che non si scrive un tweet in cui si dice che la fortuna è cieca, ma il virus no, quando il premier britannico se lo becca? Non si scrive come ha fatto, come si chiama, Ricciardi, che si può prendere a cazzotti il presidente della Repubblica Americana, come ha fatto in un tweet Ricciardi. Zitto il Foglio, zitti i virologi. E invece quando, come si chiama, Burioni diceva a febbraio, non c'è, a marzo da Fazio, non c'è nessun rischio che venga questa, che questa malattia venga in Italia. Zitti i virologi, tutti zitti, perché fanno orrore, perché la censura fa schifo. E la censura non è che la stabilisce qualcuno, la stabiliscono i giornali, perché si autocensurano. Il Foglio di oggi fa schifo se scrive una cosa di questo tipo, vi è chiaro? Lo dico al mio amico Claudio Cerasa, non si può pensare di censurare un giornalista e di prenderlo per il culo perché ha intervistato non il mago Zurlì, ma Tarro. Tarro, che è un virologo anziano, abbiate un po' di rispetto per gli anziani, posto che nel vostro giornale ce ne sono molti, grazie a Dio, che scrivono molto bene. Invece si può, Sofri può scrivere delle cose straordinarie sul vostro giornale, ma Tarro non può andare da Giletti, questo è il principio. Mughini è stato cacciato dall'ordine dei giornalisti, ma non si può pensare che Tarro parli da... Cioè, questo è il mondo che vi piace a voi. Io sono basito da questa roba qua. Poi si può discutere di tutto, come oggi sull'Europa. Oggi sull'Europa c'è tutto il contrario di tutto. C'è Fubini che dice i 9 motivi per i quali l'Europa serve all'Italia. C'è Di Maio che fa un'intervista alla stampa che dice dobbiamo accettare il MES. C'è Sallusti che fa un fondo, il giornale di centrodestra, e dice guardate che noi pensiamo che questi siano i soldi del Monopoli, però se c'è una salvezza che può arrivare all'Italia, beh, può arrivare soltanto dall'Europa, quindi una via di mezzo, cioè l'Europa ci serve, ma attenzione che questi sono soldi del Monopoli. C'è Prodi che dice, dopo la crisi del 2008 l'Europa è scomparsa sul Messaggero, ma ora mi sembra che stia facendo qualche cosa. C'è Penati che fa un ragionamento molto più economico e che ci dice sulla Repubblica una cosa semplicissima, guardate che dobbiamo mettere 200 miliardi di debito pubblico italiano e altri 180 verranno dall'extra deficit, ragazzi non basta la BCE, dobbiamo chiedere prestiti a tutti, giusto o sbagliato che ci sia, questi sono i numeri che fa Penati, cioè che saremo debiti fino al collo e che qualcuno li deve sottoscrivere, perché i debiti funzionano così, che io faccio il debito ma qualcuno me li deve dare questi soldi. Beh, Salvini su questo dice in un'intervista oggi al Corriere della Sera, poi lo vedremo lunedì a Quarta Repubblica, e glielo chiederò, dice no, i soldi ce li dovrà dare tutti la Banca Centrale Europea. Beh, insomma, altro tema di giornata sono questi boss scarcerati mafiosi. Lì vi avevo detto la settimana scorsa come la pensavo io, e cioè che una persona che viene scarcerata 8 mesi in anticipo non mi sembra un boss mafioso che sta pericolosissimo, perché fra 8 mesi sarebbe comunque arrivato a casa, quindi fargli scontare a casa non è una cosa assurda. Beh, insomma, però oggi Luca Fazio, non solo lui, ci raccontano di tanti altri casi di boss mafiosi, tra cui il fratello dei Zagaria, del più famoso Zagaria dei Casalesi, che dovrebbe tornare a casa, beh, insomma, 2 anni prima rispetto a quello, o scusatemi, 7 anni prima. Beh, insomma, allora lì le cose un po' cambiano, ecco, 7 anni prima tornare a casa, il posto dei Casalesi al 41 bis, c'è qualcosa che non sta funzionando nelle autorizzazioni e nei tribunali di sorveglianza, decisamente c'è qualcosa che non sta funzionando. Nel frattempo un'altra questione che riguarda diciamo l'economia è molto interessante, ci sono due interviste interessanti che vi segnalo oggi, una Carlo Messina, il consigliere delle
delegato della banca più importante italiana, che è Intesa San Paolo. Beh, Carlo Messina dice una cosa di grandissima ragionevolezza, secondo me, e cioè che solo il 4% dell'enorme debito pubblico italiano, cosa che ci dimentichiamo sempre, se lo dimentica Salvini, ma se lo dimenticano anche gli altri, il 4% del debito pubblico italiano è in mano alle famiglie italiane, tutto il resto è alle tremende banche, investitori stranieri 750 miliardi e BCE. Quindi insomma le famiglie italiane investono molto poco, credono molto poco nel nostro debito pubblico. Allora quello che dice Messina, ragazzi, per essere più solidi nel futuro, ed è se volete anche una posizione sovranista di un banchiere che certamente non è sovranista, certamente dice Messina, ragazzi, dobbiamo incentivare gli italiani a comprarsi il loro debito, se no non possiamo fare i crocetti col culo degli altri, come dice Ricucci e come non dice Messina. E come si fa a far sì che gli italiani comprano questo debito? Incentivare fiscalmente questo debito, permettere di avere uno scudo penale se i soldi vengono dall'estero e vengono investiti nei titoli di Stato, e trovare una possibilità di dare quindi un rendimento un po' diverso a questi titoli sottoscritti agli italiani. Lo chiama il bond sociale. Io non so se sia tecnicamente fattibile, ma comunque è interessante la proposta di Messina, che è oggi contenuta in un'intervista che fa due pagine, però tutte da leggere, del Sole 24 Ore. Descalzi, oggi l'altra grande intervista di economia, il numero uno dell'ENI appena riconfermato, concede un'intervista a Roberto Sommella su Milano Finanza e dice l'altra grande cosa, l'altra grande incubo di questo momento è il prezzo del petrolio, perché a me del prezzo del petrolio non me ne fotte nulla, anche perché più diminuisce e non diminuisce di più la benzina, per il semplice motivo che il 65% del prezzo della benzina va allo Stato come imposte e accise, e quindi nulla a che vedere con la materia prima, quindi su quel 35%, per quanto si riduca il prezzo del petrolio, il vantaggio per il consumatore finale è bassissimo. Il punto fondamentale è che se il petrolio crolla vuol dire che sta crollando l'economia mondiale, cosa che sta avvenendo, e anche quella cinese probabilmente non va così bene. Il crollo del prezzo del petrolio dice sarà uguale anche nei prossimi mesi, se non fino alla fine dell'anno, dice Descalzi, perché la domanda non c'è. E su questo direi che chiudiamo la parte economica. L'ultima questione che mi diverte molto è il cambio dei direttori. Oggi Repubblica ritorna in edicola, il nuovo direttore Molinari, che nelle prime righe cerca di farsi ben volere dei suoi lettori tradizionali, quelli che amano la sinistra più sinistra che potete immaginare, alla Repubblica, la sinistra di Via del Governo Vecchio. E che cosa ci dicono? O di Via della Spiga, e che cosa ci dice, ma più di Roma direi, più di Campo dei Fiori che di Milano? Molinari dice l'Italia ferita dalle disuguaglianze e segnata dal populismo. Ecco, la bella frasetta di Molinari che ha potuto mettere nel suo fondo, in maniera tale che l'ottimo giornalista filo atlantico, finalmente a Repubblica, uno che non si presenterà con la cheffia in redazione, beh insomma, però una bottarella ai suoi, un occhiolino strizzato alla sinistra dei lettori di Repubblica la dà, anche perché qui l'operazione è chiaramente in atto, beh insomma la ridicola botta e risposta tra Padellaro e Travaglio, una specie di imbarazzante commedia alla italiana, in cui i due dicono, ah, noi non ci prendiamo sul serio, la libertà di stampa, Repubblica, tutte robe, insomma, si riempiono la bocca, sono sempre di grandi principi, ma qual è il motivo per il quale Padellaro e Travaglio fanno un fondo sopra l'altro sul Fatto? Perché stanno facendo una grandissima... un lancio con l'esca ai lettori di Repubblica, perché sperano che le loro poche copie del Fatto, che in edicola vende niente praticamente, beh insomma quelle poche migliaia di copie del Fatto vengano rimpinguate dai lettori diciamo disgustati dalla svolta atlantista e centrista di Repubblica. Questo è il loro tentativo. Tu dici, stai sognando? No, non sto sognando. Oggi Carlo De Benedetti al Foglio, quando si ricorda di essere un giornale e non un censore, fa ancora delle belle cose, il Foglio di oggi invece in una intervista a Carlo De Benedetti ci spiega che Carlo De Benedetti, l'ex azionista della Repubblica, che ha venduto, i cui figli l'hanno venduta agli Elkann, cioè alla famiglia Agnelli, beh, De Benedetti dice, già non voleva che si vendesse la Repubblica, e dice, in coerenza con quello che aveva detto nel passato, dice, Repubblica verrà spostato a destra, cioè passerà al centro, perché la destra di Repubblica la potete immaginare, e Carlo De Benedetti poi dice, forse farò un nuovo giornale, sono tentato di fare un nuovo giornale, con chi? Con Ezio Mauro, con Eugenio Scalfari,
con Verdelli e vi farei la lista dei Lerner e compagnia cantante che seguirebbero sicuramente questa avventura editoriale di sinistra che l'85enne De Benedetti vuole mettere in campo. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it, mi raccomando i like di Facebook metteteli anche sulla mia pagina di Instagram dove faccio cose diciamo anche un po' diverse e i like di Instagram potrebbero andare sulla pagina di Facebook. Spero che sia tutto chiaro perché poi alla fine tutta questa roba qua va a finire sul sito nicolaporro.it dove oggi ci sono tante robe perché sul 25 aprile qualcosina da dire ce l'abbiamo anche noi. Ciao!